E adesso Vale, andiamo a guardare insieme la seconda puntata realizzata dall'amico Lorenzo Valeriani. Stiamo parlando dei cori che siamo in compagnia questa settimana, ricordiamo, di Armonie d'Abruzzo. Incanto. Bye.
Eccoci qui, amiche ed amici di Rete 8, ancora una piccola pausa per la corale Armonia d'Abruzzo Incanto e noi siamo col maestro Tortora, fisarmonicista, complimenti davvero non solo per la fisarmonica ma soprattutto per questa barba clamorosamente affascinante, questo per compensare ciò che non c'è in testa, come faccio io. Ho fatto un investimento, poteva essere o parrucchiere o barbiere, come puoi ben capire non ho scelto il parrucchiere. E sono contenti i barbieri sicuramente. Assolutamente. Ma non è fastidiosa quando si suona? Allora, diciamo che io ho ripreso lo strumento da poco tempo e questa barba la porto da un po'. Purtroppo sto iniziando a riscontrare dei problemi, non tanto nel mantice, ma nelle cintine delle spalle. Male. Infatti, se mi vedrete con gli occhi lucidi, potete immaginare qual è il motivo. Ascolta, un coro particolare con l'utilizzo di strumenti non particolari, ma con una tecnica particolare? Allora, come insomma, ascoltando, il gruppo degli strumentisti è formato prevalentemente da fisarmoniche, ma non solo, perché abbiamo anche un polistrumentista che insieme agli arrangiamenti del maestro, che comunque gli va riconosciuto, che riesce a cucirci addosso veramente come un sarto ogni partitura, mettendo in evidenza le abilità e le caratteristiche di ognuno di noi suonatori, virtuosismi, tecnica. E tutto questo poi nell'esecuzione sicuramente un orecchio attento non può che ammirare il buon effetto e il risultato. C'è uno studio dietro, c'è tanto allenamento. Allora, assolutamente. E questo fa la differenza. Assolutamente, perché la fisarmonica sicuramente non è uno strumento semplice da suonare. Abruzzo me te lascio, ma non saccio se te rivedo presto, come spero. L'altro destino voglio che me faccio, bella famiglia me, ma me dispero. Se penso che per terre cercalo pane alle miniere, ma chi se può scordare sul cielo per te che fa risuscita Abruzzo me, ma chi se può scordare sul cielo. Chiarella, e che sono
Poi sicuramente una fatica, perché comunque non siamo fisarmonicisti professionisti, però il piacere di ritrovarsi la sera, quel sacrificio, portare fino a tarda la sera le prove. E poi raccogliere piacere, i frutti. È un piacere, sì, che forse solo chi ci si trova e chi prova a suonare può capire. In un gruppo riesce veramente a godere appieno del piacere di questa esperienza. Il maestro Di Pasquale ha detto nella sua intervista: vi regaleremo una chicca, vi regaleremo una sorpresa per chiudere in bellezza questo percorso, non solo con noi, ma in generale, perché dopo questo appuntamento noi chiudiamo i battenti per questa stagione, quindi forse vuole lasciare il segno prima dell'estate, prima del sole. Allora, il maestro crea degli arrangiamenti su arie note e su arie orecchiabili. Sicuramente quella che vi faremo ascoltare è un brano che basteranno le prime note. È una chicca davvero? È una chicca che ovviamente la sorpresa non ve la voglio svelare. Ci abbiamo provato. Ma vi assicuro che basteranno le prime note e individuerete sicuramente la popolarità e quanto sia famoso questo brano. E allora, con queste parole abbiamo incuriosito ancora di più i nostri amici telespettatori, e allora maestro possiamo dire tranquillamente: non cambiate canale, anzi dillo tu. Allora, non cambiate canale, sicuramente vi delizieremo con una sorpresa che speriamo sia di vostro gradimento. Una sorta di soddisfatti o rimborsati, mettiamola così. Soddisfatti di sicuro. Rimanete con noi, torniamo sul palco in attesa di questa straordinaria sorpresa. (Susurra)